Amici del grande basket, amanti della serie dilettanti, siamo pronti per iniziare il match di gara 2 delle semifinali di playoff del girone A. Pentagruppo Zano contro Amori Fortitudo Bologna. Primo ferro il backdoor di Alex Ranuzzi e arrivano i primi due punti, il vantaggio arancio nero che è stata effettuata Davide Lamma. Malaventura ti da tre punti e segna Matteo Malaventura. Punto della Fortitudo, Malaventura dall'angolo è mortifero. Stoikov, un assist spettacolare e arriva l'appoggio di Riccardo Perego. Gara 2 dei playoff. Ancora il capitano Davide Lamma, fino in fondo, l'appoggio al vetro e segna il capitano Davide Lamma. Primi due punti anche per lui. Ma siamo già dall'altra parte con la schiacciata di Andrea Casella. Non ho fatto in tempo il Pentagruppo che prova ancora a correre, vede dentro Ranuzzi. Ranuzzi, il gancio del canestro del capitano Alex Ranuzzi. È stato effettuato, ho sbagliato il passaggio al contropiede di il capitano che va alla schiacciata. Auto brigato per Ranuzzi, infatti arriva subito il time out. Lamma dà il pallone per Cittadini, l'appoggio in layup, il canestro del meno 3, 17 in fondo, lo scarico per Sorrentino, poi Gigena tira tre punti e segna Silvio Gigena, l'ex Virtus e Pesaro, l'italo argentino. Per Lamma recupera il pallone il Pentagruppo, Prandin fino in fondo, rischio dell'infrazione di passi ma riesce a segnare il suo terzo punto. Il Gira deve fare questo. Il Pentagruppo sono under contro Senior. Bello questo taglio davanti alla difesa, solo aspetta il blocco di Francesco Quaglia, poi lo riceve, il tiro da tre punti di Davide Lama e la tripla del capitano bianco-blu. Punto, punto. Prandina lo scadere non va, termina così il primo quarto, 18 a 13 per la Fortitudo Amori Bologna contro la Pentagruppo Zano. Scivola sul campo, scivola sul parquet del Palagira, Muro allo scadere, la tripla. Ma che tiro da tre punti per Alejandro Muro. I primi due, Rosignoli in angolo per Sanguinetti, ci pensa, tira da tre punti di Giacomo Sanguinetti, la tripla che porta il Pentagruppo a meno 3 nel playoff, quindi è un segno molto importante dato anche ai propri giocatori. Gigena, la tripla che... Ranuzzi per Sanguinetti, poi Stoikov libero dall'arco, tira tre punti di Stefan Stoikov, la tripla che finalmente noi di Bologna aspettavamo. Ma pallone post basso per Ranuzzi, il girettiro in gancio, la palla si arrampica sul ferro ed entra. Riceve il post basso, il raddoppio a cercare Quaglia, però la palla arriva su Malaventura, l'arresto e tiro, e Malaventura fa malissimo. Malaventura dal arresto e tiro, ma anche da centro area è mortifero. Rosignoli con l'appoggio al vetro e arrivano i primi due punti anche per lui. Sanguinetti contro il blocco di Rosignoli, poi Sanguinetti tira da tre punti e segna Giacomo Sanguinetti, mano infallibile da tre punti, e infatti tra i due tiratori infallibili dall'arco dei tre punti. Ma l'avventura dall'uscita dei blocchi, l'arresto e tiro. Questo è il campione, questo è il campione, il campione campo, che comunque è uno tra i lavori più difficili. Quaglia! E finalmente la Fortitudo riesce a schiacciare e segnare, no Marco? Sì, l'ha messa con prepotenza dentro il canestro. Marco, due su due che premiano l'ottima giocata del giocatore Marco Divia, che è dall'altra parte Matteo Malaventura, che riporta sopra la Fortitudo. Incontenibile, incontenibile Malaventura, forse c'era anche la mano sinistra di Malaventura in questa occasione. Rosignoli in angolo, bello, per Sanguinetti, bello. Tiro da tre punti, Giacomo Sanguinetti. Questo canestro è per metà del ribaltamento di Rosignoli. Poi Sanguinetti, ancora Casella all'uscita per Perego, il tiro da tre punti di Perego, allo scadere da due punti Riccardo Perego, che chiude lui così il secondo i 10 minuti con il suo quinto punto. Con praticamente quello del
primo quarto Cittadini, che movimento che canestro per gol, prova il post passo, poi vede il backdoor di Roberto Prandin e il quinto punto anche per lui, la risposta a Alessandro Cittadini. Palle per Giacomo Sanguinetti, per Perego, il tiro da tre punti di Riccardo Perego, la triple del massimo vantaggio Pentagruppo, 41 a 35. La finta, Ranuzzi va dentro, lo scarico per Sanguinetti, poi Perego dall'angolo, il tiro da tre punti di Riccardo Perego ed è time out. È difficilissimo la messa dentro. Gigena e il gioco da 5 punti. Gigena, giocatore che ne ha viste tante di partite. Che in un amen riporta sotto di 4, ma Perego è in trance, agonistica Perego. Perego in faccia a Cittadini. È in mano a Muro, lo scarico per Sorrentino, tiro da 3 punti. Ottima la palombella, e questo era bello, l'abbiamo visto da quando l'ha lanciata. Di Muro trova lo scarico per Sorrentino da 3 punti. Bella sta tripla proprio qui davanti alla nostra postazione. La palla a Leandro Muro. Partita con l'acceleratore, la fortitudo con Gigena che appoggia al vetro. Prende il pallone. Lamma, eccolo, chiamata. Lamma va fino in fondo. E l'appoggio di Davide Lamma. Era già stato giocato in post basso contro Lamma, poi la tripla. Questa l'ha disegnata bene Salieri. Ha sbagliato malaventura. Il contropiede è dall'altra parte con l'appoggio al vetro di Alex Ranuzzi. Mancano 4 secondi. Perego va fino in fondo. L'appoggio al vetro di Perego. E Riccardo Perego è arrivato come l'andata, 18. Cittadini, bene dentro Gigena, l'appoggio. Cittadini non è quaglia. Poi Muro, in angolo c'è Lama, riceve Lama, la tripla di Lama e segna. Davide Lama che porta a due possessi di distanza in angolo. Rischia di mettere i passi, poi il tiro da due punti di Alex Ranuzzi, libero da tre punti dall'angolo. Cosa che invece ed esplode il paragira. Ed esplode il paragira di Gigena, poi sotto la stoppata di Riccardo Perego. Per Perego la finta, Perego l'appoggio. Cosa è uscito dal canestro? Questo è il tiro libero di Riccardo Perego, segna il primo e il pareggio, esplode il palagira. Qui al palagira e voi alla TV, e vantaggio del Pentagruppo. Cerca sotto Cittadini, subito uno contro uno di Cittadini. Attenzione, il fallo è di Riccardo Perego. Tutti si aspettavano un fallo in attacco con lui. 81% dei liberi. E la pressione lo induce a sbagliare, attenzione! Rischia non finire qui al palagira. Segna il secondo tiro libero. Gli scivola il pallone Perego. Il giro tiro di Perego a 2 secondi, non va. Attenzione, e termina overtime. Qui. Overtime. Campo. Muro cerca dentro Cittadini, chiuso bene da Diviak. Rischia il fallo e Cittadini. Gol! Di Alessandro Cittadini, gol perché il blocco di Rosignoli. Stefan Stoikov, l'arresto e tiro di Stefan Stoikov. 5 punti. Che chiude il palleggio prematuramente, ma c'è Malaventura libero. E l'esperienza di Matteo Malaventura. La tripla che porta sul più 4 la Amori Fortitudo Bologna. Con palla in mano, Muro. È libero ora Lamma, tira 3 punti di Lamma, e questa è la stoccata, questo è il pugnale. Sta tentando anche l'ultimo minuto, Prandini tira da 3 punti, il fallo e il canestro di Roberto Prandin da 3 punti. Attenzione, non è detta l'ultima parola, Marco. Serviva una giocata così, serviva una giocata da oltre i 3 punti e Prandin va a quota 9, 61 a 68. Ora può andare fino in fondo, Malaventura. Il fallo di Prandin, lui è pesante, niente, è un giocatore espertissimo, però il ferro non lo ha aiutato. Qui non volevo, chiedo scusa agli amici telespettatori, forse ci vuole un miracolo.
Sanguinetti va fino in fondo, l'appoggia al vetro a 15 secondi. Malaventura ancora, il fallo arriva. Malaventura il primo lo sbaglia. Sbaglia anche il secondo. Incredibile. Sanguinetti da tre punti. Cosa sbaglia Sanguinetti? A tre secondi. È finita. È finita. Vince la Fortitude Amori Bologna. Che peccato per il pentagruppo. Subito a consolare Sanguinetti. Ma che partita che ha vinto la Fortitude supplementare. Vince l'Amori Bologna 72 a 70 contro un'ottima pentagruppo Ozzano.